Dice, ma davvero io a 20 anni passo le mie giornate a studiare? Ma davvero io a 20 anni devo fare lavoro, casa, studio, lavoro, casa, studio? Ha senso quello che sto facendo? Perché a un certo punto uno o due domande se le fa. Buongiorno a tutti. Ieri stavo parlando con un mio amico del fatto che non so se ha senso mettersi là ad studiare giorno su giorno, lavorare, leggere libri, impegnarsi. Quando comunque una persona si trova all'età di 18, 19, 20, 21, fino comunque a 25 anni, diciamo l'età, tra virgolette, migliore della tua vita, o comunque dove dovresti divertirti, uscire, andare di qua, andare di là, e diciamo socializzare il più possibile, ecco. Abbiamo avuto questo confronto ed ho voluto farci un video, perché in effetti ci sono sia dei pregi sia dei difetti in entrambi i casi. Giustamente, se una persona punta alla felicità sul breve termine, quindi vivere giorno per giorno, day by day, si concentrerà il più possibile ad organizzare i calcetti, andare a far serate, trovarsi la ragazza, uscire con gli amici, bere, fumare e quindi cercare di sfruttare al meglio ogni minimo secondo, che poi non è detto perché una persona potrebbe tranquillamente passare le serate sul divano e comunque i giorni passano. Sicuramente una persona che vive questo tipo di vita, ossia che non gliene frega niente del futuro, sta bene in quei giorni là. Però poi se andiamo ad analizzare come si troverà questa persona tra 20 anni, difficilmente si troverà in una posizione di felicità. Poi, ovviamente, ho detto difficilmente, magari una persona vince la lotteria e diventa milionaria ed c'è poco da dire in quei casi. Però, in generale, una persona che cerca di divertirsi tra i 20 e i 25 anni, tra i 18 e i 30 anni, è una persona che comunque difficilmente riesce a concludere qualcosa nella sua vita. Mi raccomando, non è che sto dicendo che è sbagliato, sto cercando di analizzare entrambe le situazioni per poter poi giungere ad un risultato. E sarei davvero interessata a sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti, perché sono quegli argomenti dove non c'è un giusto e non c'è uno sbagliato. Ci sono opinioni che devono comunque essere rispettate ed ci sono diversi punti di vista. Una persona potrebbe dirti è meglio questo, una persona è meglio quest'altro, però in generale non c'è una cosa che è giusta, non sono cose oggettive. Invece, una persona che cerca di investire il più tempo possibile su se stesso, sulla propria crescita personale, quindi giorno per giorno, molto probabilmente riuscirà ad ottenere un sacco di capacità che gli permetteranno di creare qualcosa all'interno della sua vita. Magari una semplice laurea che gli permette di lavorare come ingegnere, magari apre una propria azienda, magari diventa presidente della Repubblica, non si sa, però comunque una persona che si impegna ad migliorare le proprie capacità, le proprie skill, ed giorno dopo giorno è sempre lì a cercare di migliorarsi per diventare una persona migliore, difficilmente poi va a fare l'operaio. Con tutto il rispetto per gli operai, perché anche io d'estate vado a fare l'operaio, quindi non è che adesso vado a dire che l'operaio non è un lavoro che va bene o robe del genere. Però allo stesso tempo, questa persona che investe tutto questo tempo in studio, lavoro, eccetera, difficilmente va a viversi la sua, diciamo, adolescenza, la sua gioventù. E quindi in questo caso ci troviamo davanti a due opzioni. O questa persona riesce a realizzare i suoi obiettivi e magari riesce ad raggiungere il posto che ha sempre desiderato, che magari può essere semplicemente, come dicevo prima, un lavoro in ufficio o magari qualcosa di più grande, come magari, come dicevo prima, il presidente della Repubblica, ed è felice. Quindi a quel punto magari non ci ripensa agli anni persi e dice che comunque sono stati un buon investimento, altrimenti l'altra opzione è che non riesce a raggiungere il proprio obiettivo, perché ci sono certi obiettivi che non sono raggiungibili da un giorno all'altro. Se io voglio fare l'imprenditore ed mi impegno ad aprire un'azienda di banane, non è che da un giorno all'altro le banane iniziano a piacere a tutti ed divento milionario. Se le banane non piacciono ed io sono dell'idea che le banane sono il futuro e ogni volta investo su questo progetto e ogni volta fallisco, prima o poi ci do mucchio. E se ci do un mucchio vuol dire che non sono riuscito a raggiungere il mio principale obiettivo. E in questo caso, dove non raggiungo il mio obiettivo, magari arrivo a 40 anni dove dico: non mi sono né divertito durante il periodo in cui potevo divertirmi ed non avevo responsabilità, più o meno, né mi sono costruito un futuro decente. E in questo caso ci vuole poco a capire che la persona ha fallito. Diciamo che ultimamente mi sono messo molto a pensare a questa cosa, perché anche vista la quarantena, una persona chiusa in casa, studiare, eccetera, dice: ma davvero io a 20 anni passo le mie giornate a studiare? Ma davvero io a 20 anni devo fare lavoro, casa, studio, lavoro, casa, studio? Ha senso quello che sto facendo?
perché a un certo punto uno o due domande se le fa, ed a queste due domande ho cercato di dare due risposte, le mie personali due risposte, e dico personali ed come dicevo prima vorrei che nei commenti mi scriviate le vostre opinioni, perché molto probabilmente saranno diverse dalla mia, o comunque se siete d'accordo scrivetemi perché siete d'accordo, perché magari io la penso in questo modo per una ragione e voi la pensate magari allo stesso modo però avete ragioni diverse. Allora, la mia personale opinione è che la verità sta nel mezzo, ma non proprio nel mezzo mezzo. Sarei più per il lavorare quotidianamente day by day per cercare di crescere. Adesso vi spiego il perché. Ovviamente ho 20 anni, anche a me piace andarmi a divertire, anche a me piace socializzare, anche io ho degli amici, anch'io quando esco mi diverto, ovviamente. Però il fatto di avere una visione a lungo termine secondo me porta più risultati, perché quando tu ti impegni ad migliorare come persona difficilmente fallisci nella vita. Stavo pensando che nonostante una persona possa, diciamo, avere un sacco di idee ed fallire, se sei perseverante e ti impegni e cerchi sempre di migliorare te stesso, arriverà il momento in cui comunque riesci a raggiungere il tuo obiettivo, sempre se il tuo obiettivo è realizzabile. E nonostante ciò, quando tu ti impegni, stai lavorando e dedichi del tempo alla tua crescita personale, quindi investendo su te stesso, nonostante magari non raggiungerai l'obiettivo al 100%, magari volevi fare l'imprenditore ed avere 400.000 operai, potresti non riuscirci, però comunque il tuo percorso ti ha permesso magari di diventare un imprenditore con 10 operai, perché il percorso è quello che conta, gli impegni che tu ci hai messo giorno dopo giorno, le nozioni che hai imparato, le capacità che hai imparato. Quando tu impari certe cose, ti rimangono. Quando una persona legge un libro, magari non si ricorda cosa c'è scritto nel libro, ma inconsciamente assimila dei concetti che gli permettono poi di reagire a certe situazioni in un certo modo. E quindi sicuramente il fatto di investire su se stessi penso sia fondamentale. Però allo stesso tempo, e durante questa quarantena ne ho avuto la conferma, quando una persona investe troppo su se stessa, nel senso si chiude in casa e decide ok, adesso studio, adesso lavoro, adesso faccio, arrivi a un certo punto dove la testa non ragiona più, perché stai cercando di assimilare troppi concetti, troppe informazioni, stai cercando di mettere talmente tanta acqua all'interno di un bicchiere che a un certo punto il bicchiere bisogna svuotarlo un po'. L'esempio del bicchiere per me può avere un senso, ossia bisogna riempire il bicchiere il più possibile, però quando si arriva a un certo punto dove il bicchiere è pieno bisogna fermarsi un attimo, prendersi dei momenti di pausa, uscire, avere delle relazioni con altre persone. In questo modo si va a svuotare il bicchiere, quindi si va a diminuire lo stress che si ha all'interno del corpo, divertendosi e cercando comunque di valorizzare il fatto che una persona ha 18, 19, 20, 22, 23 anni e quindi non è un quarantenne e non è un cinquantenne, quindi di cose da fare ne ha e che se non le fa adesso non le farà più. Però allo stesso tempo lo svago dopo un po' finisce. E quando finisce lo svago si torna a martellare, bisogna essere delle macchine da guerra secondo me. Perché la verità è che a 20 anni non si hanno tutte queste responsabilità che si possono avere a 30, 40, 45, 50. Ed non avendo tutte queste responsabilità, fallire ci può stare. Perché fallire ci può stare? Perché se io investo 500 euro, investo 1000 euro e li perdo, comunque ho dei genitori che mi permettono di mangiare, dormire e quindi non ho delle responsabilità. Una persona che magari ha 30 anni ed 3 figli, se investe 1000 euro ed li perde, diciamo che nessuno gli viene a bussare a casa e gli dice ok, questo mese qua non ti preoccupare, ti offro io da mangiare. Nonostante ciò, però, una persona tutta la vita dovrebbe investire su se stessa, magari anche leggendo un libro, guardando un corso, guardando video su YouTube che ti insegni qualcosa, è comunque investire su se stessi. Ci sono vari investimenti, questi qua sono comunque investimenti che ti permettono di crescere a livello di persona, però allo stesso tempo di avere un conto economico abbastanza stabile. Quindi ricapitolando, per me l'idea è importante investire su se stessi, a maggior ragione quando si è più giovani perché non si hanno molte responsabilità, però allo stesso tempo è fondamentale riuscire ad avere degli svaghi, qualcosa che ti permetta di staccare. Magari può essere una volta a settimana vado a farmi il calcetto, una volta a settimana vado a bermi una birra con gli amici, una volta a settimana vado a buttarmi dal terzo piano. Parlando per esperienza, io almeno un giorno a settimana devo staccare. Se lavoro 6 giorni consecutivi, dove per lavoro intendo studiare, andare a lavorare perché faccio un lavoretto part time, o comunque formarmi, guardare dei videocorsi, diciamo imparare in generale, un giorno a settimana è necessario staccare, fare qualcos'altro. Poi nel mio caso è un giorno a settimana, per qualcun altro potrebbe essere un'ora al giorno, per qualcun altro ancora potrebbero essere 2 ore a settimana, per qualcuno 3 mesi all'anno, per qualcuno andare in vacanza una volta all'anno.
dipende da te, però in generale penso che per vivere bene nel presente e nel futuro, a mio parere, e ripeto, a mio parere, sia necessario investire molto su se stessi, ma molto su se stessi, quindi un 70% di investimento su se stessi ed un 30% di ok, ho fatto il mio lavoro, ho fatto quello che dovevo fare, sto migliorando, però mi devo concedere anche qualcosa che mi permette di ricaricare le energie per poi ripartire magari a inizio settimana più forte di prima. Detto ciò, questo video è giunto al termine, lasciami qui sotto nei commenti la tua opinione a riguardo, iscriviti al canale e ci vediamo a un prossimo video.